tutti e bentornati sul mio canale. Oggi volevo parlarvi delle uova e in particolar modo della relazione che hanno col colesterolo. Infatti, tante persone mi hanno raccontato che da diverso tempo non mangiano più le uova perché sono convinte che queste aumentino il colesterolo. Ma è veramente così? Cerchiamo di capire un po' meglio. Per riuscire a comprendere la relazione tra uova e colesterolo, dobbiamo per prima cosa conoscere la loro composizione. Iniziamo dicendo che 100 g di uova hanno all'incirca 147 calorie, quindi relativamente poche rispetto ad altri alimenti, e sono formate per lo più da grassi e proteine. I carboidrati sono una percentuale veramente poco rilevante. Tra questi grassi vediamo che la maggior parte sono monoinsaturi, nonostante sia un alimento di origine animale. Tra quelli saturi abbiamo per lo più l'acido steatico e l'acido palmitico, che sono quelli che tra tutti gli acidi grassi saturi preoccupano meno per la nostra salute. In più le uova contengono anche grassi poliinsaturi. La percentuale tra omega 3 e omega 6 in questo caso è abbastanza bilanciata nel caso delle uova. Se poi vogliamo essere sicuri ancora di più che il rapporto sia equilibrato, dobbiamo cercare di comprare uova biologiche. Se abbiamo la possibilità addirittura di comprarle da una persona di fiducia, da un contadino di cui ci fidiamo, così possiamo averne la certezza. Ma se questa cosa non fosse possibile, possiamo comunque comprarle al supermercato e dobbiamo cercare nella etichetta o nell'uovo stesso dicitura uova biologiche, che è rappresentata dal numerino 0. Generalmente nell'uovo c'è una sigla che inizia con IT o comunque con il paese di origine e poi c'è un numero. Se è 0 significa che è biologico. Per quanto riguarda il colesterolo, è vero che le uova contengono colesterolo, questa cosa è assolutamente vera, ma è anche vera che le uova contengono anche la lecitina, che è una sostanza che mi riduce l'assorbimento di colesterolo, quindi ne assorbiamo meno. Però dobbiamo sapere che se cuociamo le uova, questa lecitina perde il suo effetto e quindi aumenta di conseguenza anche il livello di colesterolo che aumentiamo. Però non possiamo mangiare le uova crude, perché se mangiamo le uova crude nell'albume c'è l'avidina. Questa è una sostanza chelante per la biotina. Cosa significa tutto questo? Significa che se mangiamo le uova crude mangiamo anche l'avidina, che mi riduce l'assorbimento di vitamina H e quindi questo mi può causare delle carenze nutrizionali. Quindi come dobbiamo mangiare queste uova? La soluzione migliore sarebbe quella di cercare una cottura che mi permetta di cuocere il bianco e quindi l'albume e di lasciare crudo o comunque meno cotto il tuorlo. Quindi tutte quelle cotture come ad esempio l'uovo alla coque o l'uovo all'occhio di bue sono le ideali per avere i massimi benefici. Attenzione però, questo non significa che se una volta ogni tanto mi va una frittata o mi va un uovo sodo non posso mangiarlo, perché non è un singolo alimento che può andare a influenzare i miei livelli di colesterolo ematico. Se fosse così sarebbe troppo semplice, perché basterebbe eliminare uno o due alimenti dalla dieta e tutti i problemi di colesterolemia sarebbero risolti. In realtà i problemi di colesterolo sono molto più complessi, quindi bisogna avere una dieta sana ed equilibrata, molto varia, bisogna fare attenzione agli zuccheri e ai carboidrati, bisogna avere uno stile di vita che non sia sedentario, quindi ci sono tantissimi fattori che poi vanno a influenzare e poi ci sono anche degli altri fattori che esulano dalla dieta, ma magari per entrare nel dettaglio della dieta del colesterolo ne parleremo in un altro video. Comunque dovete sapere che un uovo in una dieta bilanciata non mi innalza così tanto i livelli di colesterolemia, quindi lo potete mangiare tranquillamente. Anzi, se mangiamo le uova, indipendentemente dalla cottura, oltre ai grassi, abbiamo detto che contengono anche tante proteine. E le proteine dell'uovo sono anche ad altissimo valore biologico, quindi sono molto utili, soprattutto ad esempio per gli sportivi. Stavo pensando agli sportivi perché molto spesso devono seguire una dieta abbastanza ricca di proteine per la loro performance. E molto spesso diventa difficile, soprattutto se si ha un lavoro, può diventare complesso andare a preparare una merenda più articolata e quindi l'uovo sodo potrebbe essere una soluzione rapida che si riesce a mangiare anche al lavoro o anche mentre si cammina. Quindi può essere una soluzione ideale. Oltretutto in tanti paesi, anche in Italia in realtà, in qualche città le ho viste, ci sono le confezioni di uova sode già pronte e io personalmente non le ho mai utilizzate perché mi piace che ci sia una preparazione in cucina, ma questo è un pensiero
mio personale, però secondo me alimentazione consapevole significa anche dedicare del tempo a ciò che mangiamo, quindi alla preparazione, a sapere che ingredienti abbiamo messo, che condimenti abbiamo utilizzato. Però capisco benissimo che in alcune situazioni tutta questa fase di preparazione possa diventare complessa, soprattutto quando abbiamo quelle giornate di lavoro frenetiche in cui corriamo da una parte all'altra. In questi casi, trovare un supermercato che abbia le uova sode già pronte può essere sicuramente una cosa utile, perché tra tutti gli spuntini che possiamo cercare, almeno su quello abbiamo la certezza che non ci siano grassi aggiunti, che non ci siano cotture particolari, perché generalmente l'uovo sodo è bollito e quindi può essere una soluzione veramente efficace. In più è anche utile per il prezzo, perché sempre pensando allo sportivo, ma comunque vale un po' per tutti, se dobbiamo scegliere degli alimenti particolari, ad esempio gluten free, oppure degli alimenti con un contenuto maggiorato di proteine, a volte diventa dispendioso seguire la dieta, mentre un uovo ha il mio valore biologico abbastanza buono, è economico e quindi posso risolvere anche questo problema della spesa. Ultima cosa che vi volevo dire: se l'uovo ve lo fate da soli, attenzione ai tempi di cottura. Non superate gli 8-9 minuti dal bollore se lo fate sodo, perché una cottura prolungata mi produce solforo di ferro, che è una sostanza potenzialmente tossica per la nostra salute, per il nostro organismo. Vi accorgete perché l'uovo diventa verdognolo, quindi se vi succede evitate di mangiarlo perché non è estremamente utile e sano. Quindi, ricapitolando velocemente, se vi piacciono le uova, se vi vanno le uova, mangiatele tranquillamente, non saranno quelle a accentuare in maniera esagerata la vostra colesterolemia. Se avete la possibilità, cercate delle cotture che mantengano il bianco cotto e il tuorlo invece più crudo, in modo da avere tutti i benefici e da ridurre invece le sostanze che possono essere dannose, diciamo così, per la nostra salute. Se siete degli sportivi, il valore biologico delle proteine dell'uovo è molto elevato e quindi è uno spuntino utile, veloce ed economico. Quindi spero di aver chiarito in questo breve video tutti i vari dubbi su uova e colesterolo. Intanto vi ringrazio, se vi è sembrato utile lasciatemi un like. Alla prossima!